non abbiamo fatto uno sciopero, abbiamo fatto un percorso di mobilitazione territoriale. Capisco che nella semplificazione della comunicazione quello di cui si parla è lo sciopero, ma un percorso che io definisco democratico, di coinvolgimento dei lavoratori, delle lavoratrici sui territori, dove abbiamo spiegato le motivazioni per le quali non abbiamo condiviso le scelte del governo sulla manovra e soprattutto abbiamo ricordato, e lo continueremo a fare, che ci sono tre grandi temi sui quali noi chiediamo al governo delle risposte. Il primo è quello del lavoro. C'è lavoro povero in questo paese, lavoro sottopagato, c'è lavoro insicuro, continua a morire 1200 persone l'anno. E questo è un tema sul quale bisogna fare di più. Le scelte fatte dal governo in manovra sull'allargamento dei voucher non vanno in questo senso e quindi abbiamo bisogno di una discussione più generale. C'è il tema della riforma del fisco, si parla da tanto tempo di una riforma complessiva del fisco e invece noi vediamo ogni manovra a spizzichi e bocconi, conditi sempre da qualche condono. E c'è un tema che è quello della riforma del welfare, non solo delle pensioni, ma di come si danno risposte in questo paese a quelle persone che rimangono indietro, giovani, donne. Tutto questo ha bisogno di una discussione che continua, quindi per questo ho detto prima, non è uno sciopero, è una mobilitazione che ha avuto momenti di impegno attraverso anche degli scioperi, ma è una mobilitazione che noi dovremmo continuare a fare, anche perché la discussione con il governo continua. Quindi noi avremo necessità di portare al governo le nostre idee, le nostre proposte e nel contempo andarle a spiegare sui territori, sui posti di lavoro. Ad onor del vero bisogna dire in premessa che è un governo che è arrivato da poco e sicuramente si trova in una situazione complicata da gestire con una manovra. È vero però che non c'è una visione del futuro. Noi abbiamo chiesto da tempo, lo avevamo chiesto anche al governo Draghi, sulla questione dell'energia, noi dobbiamo rispondere con delle scelte che facciano fronte all'emergenza. Abbiamo tutti detto e abbiamo dato tutti atto al governo, così come quello precedente, di aver utilizzato 2/3 della manovra per rispondere all'aumento dei costi per le aziende e per le famiglie. C'è però una discussione di fondo che non si fa. Questi aiuti li diamo a tutti. Noi continuiamo a sostenere, per esempio, che per quello che riguarda le aziende ci sono aziende ed aziende. Ci sono aziende che stanno in difficoltà, aziende che hanno maturato extra profitti, aziende che non pagano le tasse in questo paese, le pagano in Lussemburgo o alle Cayman. E secondo noi non è giusto trattare tutti allo stesso modo. Ecco perché noi pensiamo che sia necessario fare una valutazione più precisa e capire quale sarà il futuro. La discussione su come affronteremo la transizione energetica è una discussione che dovremmo fare adesso, anche perché le grandi multinazionali le proprie scelte le hanno già fatte. Nel caso dell'automotive alcune aziende, alcune multinazionali hanno già scelto cosa fare. E nel caso di altre multinazionali, è notizia di queste ore che probabilmente la Whirlpool non abbandona Napoli, abbandona l'Europa, perché ritiene che le condizioni del mercato siano complessivamente difficili e si possa trovare da altre parti del mondo soluzioni più utili per loro, ovviamente. Quindi noi continuiamo a pensare che sia necessaria una discussione europea, ma che anche dal punto di vista delle nostre scelte, forse un ragionamento a medio e lungo periodo su quale sarà l'impatto della transizione energetica e della transizione climatica e come noi ci prepariamo ad affrontarla sarebbe per noi cosa buona e giusta.